La bonifica di Torre Mozza, parallela a via San Giusto. Vedete? Questo canale convoglia tutta l'acqua del circondario. Da quelle pompe da valle vengono pompate ulteriore acqua e tutto ricade su questo tratto. A un certo punto ci si aspetta, per quanto sia la larghezza di questo canale, che questo convoglia direttamente nell'alveo del fiume, nel fiume, per poi tutta questa acqua finire nel mare. Invece no. Vedete che cosa si incontra? Una immagine che in questi giorni abbiamo visto nelle tragedie. C'è uno sbarramento di cemento e una canalizzazione attraverso un tubo che dovrebbe convogliare tutta l'acqua, quella massa d'acqua, a mare. Questo potrebbe andare anche in una situazione normale, ma collasserebbe in una situazione eccezionale. Una tragedia che abbiamo visto scritta in questi giorni in TV, in Italia, sul giornale. Chiediamo, chi ha autorizzato questa canalizzazione? È legittima questa canalizzazione? Garantisce la sicurezza di questi luoghi, questa canalizzazione? Da parte nostra abbiamo fatto vedere quest'opera a un professore universitario, che ci ha detto una cosa sola, è da pazzi. In verità, la pazzia in questo paese sembrerebbe la normalità. Però noi non ci arrendiamo a questa normalità. Chiediamo al consorzio di bonifica risposte, chiediamo alla protezione civile risposte e manderemo questo video alla Procura della Repubblica di Matera. Mi chiederete il fiume dove sta, l'alveo del fiume. Non lo sappiamo. Per adesso vediamo solo delle case.